Precalda. Buongiorno a tutti, oggi è il 18 settembre 2020. Attestiamo la presenza e l'autorizzazione alla registrazione. Presidente Evola. Buongiorno, sono presente e autorizzo. Consigliere Mineo. Buongiorno, sono presente e autorizzo. Consigliere Forello. Assente. Consigliere Chinnici. Buongiorno, presente, autorizzo. Consigliere Sala, consigliera Arrini, Buongiorno a tutti, sono presente e do il consenso all'autorizzazione. consigliere Ferrandelli, Sono presente, autorizzo. perfetto, prego Presidente. Allora, buongiorno colleghi, voglio comunicarvi e per condividere con voi una serie di cose. Alla luce della capigruppo, Maria Fabrizio già ha problemi di connessione. Alla luce della capigruppo che sta mettendo in discussione tutta una serie di delibere che afferiscono fondamentalmente all'area del bilancio e dei tributi, se voi siete d'accordo, io sto predisponendo una lettera per il Presidente del Consiglio, con il quale comunque avevo già parlato telefonicamente, per dire che riteniamo opportuno che i lavori del Consiglio si armonizzino con quelli della Commissione, suggerendo un ordine che tenga conto, diciamo, anche delle priorità delle delibere. Ma questo, diciamo, io non lo dico, ma è come se lo sottintendesse nella priorità, anche rispetto alla, tra virgolette, semplicità dell'atto. Nel senso che abbiamo delibere che sono importanti, per esempio la variazione di bilancio, rispetto alla quale non ci sarà un grande dibattito, nel senso che acquisiamo delle somme e le dobbiamo inserire, e comunque è importante che queste somme vengano messe in bilancio. Quindi poi la delibera sicuramente sulle aliquote IMU, che oggi vorrei vedere con voi, anche questa, diciamo, è una delibera che avrà sicuramente un percorso meno tortuoso delle altre, per le quali occorre fare una serie di passaggi per arrivare anche, diciamo, con un clima non eccessivamente esasperato in consiglio. Penso ad esempio a quella che riguarda le tariffe tali. Quindi, se voi siete d'accordo e noi stabiliamo quest'ordine, io ho già chiesto alla segreteria proprio di predisporre una lettera. Se siamo tutti d'accordo, la inviamo, così come mi aveva detto Totò, cioè guidateci, e quindi possiamo guidarli. E a questo punto, tornando all'ordine dei lavori di oggi, poiché noi la delibera sulla variazione di bilancio l'abbiamo esaminata, abbiamo un verbale che, se volete, possiamo anche brevemente rileggere nelle parti in cui il ragioniere Basile illustra l'atto, ma sostanzialmente ci ricorderemo tutti che si tratta di acquisire questi fondi che lo Stato eroga per fronteggiare l'emergenza Covid e che vanno inseriti in bilancio. Quindi, diciamo, si tratta di questo, non è una delibera con sorprese o variazioni interne al bilancio del Comune. La metterei ai voti e passerei quindi disamina anche iniziale, perché le delibere, diciamo, sull'IMU sono due. Quella delle aliquote, anche questo, diciamo, è un passaggio abbastanza semplice, perché sostanzialmente dal punto di vista del carico tributario non c'è nessun aggravio. Si tratta di assorbire la TASI all'interno dell'IMU. Io, diciamo, semplifico sempre molto i concetti, poi magari il vicepresidente, che utilizza un linguaggio più tecnico, essendo avvocato, magari mi può venire incontro. E l'altra, che riguarda invece proprio il regolamento, anche qua tutto sommato, ma poi lo dobbiamo approfondire, però quello che sostanzialmente gli uffici richiedono è una cosa abbastanza semplice, cioè la modifica dei mesi, dei 2 mesi in cui dovrebbe avvenire questo pagamento, che sostanzialmente, diciamo, è funzionale ad acquisire anche
che qua semplifico molto, ad acquisire le somme dentro il bilancio che poi viene, diciamo, varato, cioè sta tutto dentro quell'anno ed è ecco, facilmente utilizzabile. Quindi questi tre atti, io credo che fra quelli che noi abbiamo siano quelli più immediati, insomma, anche nella discussione in consiglio comunale. Quindi adesso io chiedo a voi se condividete il fatto che io scriva, così come ce l'avevamo detti con Totò oralmente, però dico magari è meglio scrivere e suggeriamo quindi questo. Fabrizio, tu hai un sacco di problemi con la Sì, connessione. io non so più che devo fare veramente, guarda. È un Però, disastro, un disastro. sì, eccomi qua, Ragazzi, anche io eccomi. oggi ho problemi con la connessione perché non sono attaccato al wifi. E volevo dirvi, mi sentite? Sì, quindi Volevo dicevo, dirvi, quindi sulla lettera e sull'ordine. sulla lettera va bene, poi insomma vediamo i contenuti un attimino prima di mandarla. E poi volevo chiedere, questa delibera di variazione, dobbiamo capire, questa variazione interferisce su quali capitoli? Per evitare che poi facciamo come quella famosa delibera di quest'estate dove c'era la variazione, non si sapeva quali erano i capitoli perché non era stato spiegato bene. Quindi io vorrei che intanto in commissione ci fosse qualcuno che interviene, mi sentite? Che Sì, interviene certo. Anche se già Basile su questo ha risposto, vogliamo vedere prima Sì, dal vabbè. verbale se ci soddisfa Se o il no. verbale, diciamo, è completo ed è utile, sì. Ma che vada, magari ci facciamo mandare proprio due righe. Guardi, la variazione arriva, interviene su questo capitolo ed è di tot, ci sono solo fondi extracomunali o ci sono anche fondi comunali, perché così noi diamo una spiegazione completa all'aula per evitare poi intoppi. Io lo dico per evitare intoppi. Sì, Poi sì, per il sì. resto sul calendario va bene. Bene, va benissimo. Va bene. Allora, ci sono altri che vogliono intervenire su questo? No, su questo no, Barbara. Invece sulla vicenda delle scuole, cioè io ti devo dire che ancora rimango molto perplesso. In che senso la vicenda delle scuole? Intanto ieri mi è dispiaciuto che la Marano, diciamo, non è la prima volta che questa cosa accade, disdice sempre in extremis gli impegni con questa commissione. Diciamo, poi dico, io vivo senza di lei bene, preferisco sentire i dirigenti, però mi sembra sempre una cosa che. Ma ieri non, cioè, siamo andati con tante incertezze. Cioè, non so voi, ma io, diciamo, da quella seduta, diciamo, me ne sono andato più confuso che persuaso. Quindi non so se noi non vogliamo valutare ancora un ulteriore approfondimento, perché comunque la scuola partirà e non so se non dobbiamo intervenire in corso d'opera. Cioè, molte scuole ancora oggi, cioè, non hanno capito quali sono le misure, cioè, ci sono consigli di istituto che sono incazzati col comune, la dico proprio così, perché al di là della disponibilità formale dell'assessore a riascoltarli, non vedo interventi né azioni concrete dal comune circa gli spazi, la sicurezza. Io fino a stamattina ho ricevuto non so quante telefonate, la scuola è diversa, giusto? Quindi non so se noi non vogliamo riprogrammare la vicenda. La rimetto a voi, ovviamente. Sì, io Cioè, perché il consiglio penso comunale che. rischia di essere un luogo dispersivo, capisci? Siccome siamo anche la commissione patrimonio e qua ci sono immobili, io per esempio credo che forse dovremmo essere un po' più incisivi, vista anche la specialità della nostra regione, la possibilità di intervenire con l'assessore regionale, forse col sistema misto, metà e metà. Si potrebbe partire in alcune zone. C'è molta confusione, Barbara, ancora ad oggi, e non credo che la vicenda si sia chiarita ieri, ecco. No, certo, a parte che ieri poi devo dire che il modo in cui insomma, la discussione si è sviluppata in aula, sicuramente il clima non ha aiutato ad affrontare le questioni. Quello che dici tu è importante, noi siamo anche la Commissione Patrimonio. E rispetto a questo è utile fare un focus, però. Allora, certo, non spetta a me a dirlo,
diciamo, molte delle cose che ieri sono state discusse, che se avessero Cioè, visto in Barbara, io lo aula dico in maniera la molto presenza sportiva. dell'edilizia scolastica, È tante giusto. risposte sarebbero. Fabrizio, scusami, Sì, è proprio come dicevi? dici tu, cioè io l'ho voluto dire in maniera molto sportiva perché in questo momento non mi interessa fare la contrapposizione politica, visto che c'è un tema da risolvere, quindi cioè, sono molto soft, mi fa piacere che lo dica tu, perché Però, guarda, il nostro però dico, non è patrimonio bello, cioè non è immediato giusto. è veramente incredibile. Non è giusto. Sì, però ci sono state anche alcune Che scuole che hanno proposto, diciamo, cioè, soluzioni che non sono state ascoltate, per esempio l'utilizzo della palestra, lo capisco, ma chi cavolo fa l'attività fisica? Quindi magari poteva essere, cioè, mancano interlocuzioni. Cioè, quindi dice, no, però iniziamo. perdonami, aspetta, scusami, io questo te lo dico da insegnante, se la scuola vuole usare la palestra non lo deve chiedere al comune, la usa perché c'è l'autonomia scolastica che lo consente, cioè l'organizzazione interna degli spazi attiene ai presidi che si assumono anche la responsabilità eventualmente di utilizzare degli spazi che nascono per un certo uso in un altro modo. Quindi non va chiesta l'autorizzazione al comune, cioè te lo dico più che da ex Sì, assessore, te questo lo lo dico da certo, questo lo insegnante. capisco, però magari se noi Il problema, incoraggiamo. certo, è capire come rispetto diciamo, alla questione della ricerca degli spazi, che non è semplice nelle zone che Giovanna indicava. E la capisco, però come si stanno muovendo. Certo, no, sicuramente sul patrimonio io penso che andrebbe fatto un ragionamento, forse anche poi veramente parlando con l'amministrazione rispetto alla possibilità di programmare, se è possibile, ovviamente questi fondi che arriveranno, perché una riqualificazione complessiva del patrimonio poi ovviamente ci mette nelle condizioni, nelle situazioni di emergenza di poterlo usare. Ma cioè, la consigliera Geoffi ha tirato fuori un elenco, io mi sono messa le mani ai capelli, ma che mandiamo i bambini al pallone? Ma di che parliamo? Cioè, lo conosciamo tutti la situazione del pallone. Il Serpotta è cambiata la normativa, e da un anno all'altro, non avendo la scala antincendio, si è chiuso con tutte le conseguenze drammatiche e ancora si aspetta sta scala antincendio. A Sferracavallo riuscimmo a farla. Lì, però ci sono delle cose in programmazione, cioè diventa demagogico perché chi li conosce questi spazi o gli asili nido? Certo, andiamo a buttare fuori a Borgo Nuovo le persone che occupano questi spazi, ma come ci infili Picciriddi? Dall'oggi al domani. E anche se la cosa fosse iniziata ad agosto, cioè dobbiamo essere onesti, ma nemmeno se si avesse infiato 20 squadre di operai, quei posti che io ho visto con i miei occhi, parlando con le persone che ci stanno dentro, avrebbero potuto raggiungere delle condizioni ottimali. E poi per ospitare chi? Chi l'asilo nasce come asilo, ha gli spazi in un certo modo, e per adeguarli e farli diventare elementari o medie, cioè. Credetemi, ecco, è complesso perché non è che i bambini sono patate e siccome poi i responsabili sono i dirigenti scolastici, non è che qualunque spazio tu dai va bene. Certe volte, anche se può sembrare triste, è meglio dire le tende della protezione civile e creiamo uno spazio fuori. Ora vi sembrerà una bestemmia, però mi dovete credere. Cioè, a volte questo potrebbe dare una soluzione migliore o le scuole che sono state fatte all'Aquila, cioè i prefabbricati, piuttosto che pensare di andarle a infilare in uno spazio qualunque, che poi il preside manco se lo prende. Quindi è molto complessa, però hai ragione tu, il ragionamento va fatto e noi lo dobbiamo fare. Condivido assolutamente e pienamente. Barba, non Non so che so. fare, cioè non so che dire, cioè veramente io, credimi, non so che dire perché diciamo non abbiamo avuto leve da poter gestire in questa vicenda, quindi per carità, veramente non so che dire, ti dico la verità, non so che dire, però forse varrebbe la pena parlarsi un po' più francamente a quattro occhi. Va bene, sì, Sì, un po'. ok.
E comunque anche, come dici tu, cioè lavorare anche sulle questioni del patrimonio, anche perché dico, il consiglio su questo si vuole Cioè, potrebbe essere confrontare, anche una cosa. raccomandato. Potrebbe essere anche una cosa non temporanea, giusto? Quindi, sai, abbiamo tempo, quindi possiamo, il tempo potrebbe essere giusto per agire. Poi dico, mi rimetto anche alle valutazioni degli altri componenti, perché non voglio monopolizzare la vicenda. Però mi sembra che non ci siamo, Barbara, se posso permettermi, ecco. Ora, vediamo se oggi riusciamo, partendo però da un quadro generale, prima magari di dare la parola ai singoli consiglieri. Ieri forse avremmo potuto fare un'operazione diversa, magari partire dal quadro generale che non riguarda solo il reperimento delle aule, ma anche quello, e poi approdare a questo che ha una complessità perché si incrocia anche con altre deleghe, con altre cose. Invece siamo partiti sparati e alla fine siamo più confusi che persuasi. Vediamo se oggi invece magari in aula qualche elemento di chiarezza riusciamo a farlo, però assolutamente accolgo quello che tu mi hai detto. Penso che anche i colleghi ritengano che sia importante. Noi ci occupiamo di patrimonio, è giusto che un ragionamento venga fatto con gli uffici, che prendiamo insomma atto di Presidente, questa. sono d'accordo anch'io. Poi fatemi sapere come vi determinate in base a quelli che sono i lavori e chiediamo questo chiarimento al ragionier Basile sulla variazione di bilancio. Io purtroppo devo abbandonare la seduta. Tu stai già andando. Invece. Se hai un minuto di pazienza, No, sì, farei ce l'ho, è che ho leggere. il problema del segnale. Quindi ascolto. Sì, leggiamo il Ah, verbale. ok. Leggiamo questo passaggio del verbale, così se non siamo convinti, vediamo di chiamare eventualmente il ragioniere o di scrivere e farci mandare una risposta scritta. Che dite? Va Lia? benissimo. Sì, vai. Ok, grazie Claudia. Ok. Liuzza, Sì, allora, l'audizione è stata il 31 agosto di quest'anno. Allora, per quel che concerne la proposta di ratifica di variazione di bilancio, il dottor Basile rappresenta che la normativa vigente consente la variazione di bilancio anche in mancanza di approvazione del bilancio di previsione. Si tratta di fondi nazionali destinati a fronteggiare l'emergenza Covid-19 e pervengono direttamente dallo Stato. Il Comune non ha alcuna discrezionalità perché si tratta di fondi destinati. Vi leggo l'oggetto della variazione, così per ricordarvela. Sono fondi per destinazione delle risorse per potenziamento dei centri estivi diurni. E per riparto fondi compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario della polizia locale. Quindi sono due finalità specifiche. Sì, ora questo me lo ricordo, che io peraltro avevo chiesto se questi fondi quindi così andassero, diciamo, in quel fondo cumulativo che poi serve appunto per pagare gli straordinari al personale. Cioè, ricordo che avevo chiesto questo. Il verbale prosegue con altre specifiche rispetto alla No, no, perché delibera? questa diciamo che l'audizione era sulla delibera, però poi in realtà si è parlato di AMAT, si è parlato della TOSAP, di tutta una serie di altre problematiche prima. Quindi diciamo che è stato molto breve l'intervento del dottore Basile, io ricordo, perché lui ha detto non ho che dirvi, nel senso che si tratta di una ratifica che ci consente di acquisire questi fondi nazionali che saranno finalizzati, che sono destinati per queste due finalità. Ecco, questo era molto, diciamo, molto liscia la questione, non c'erano problemi, almeno lui non ne ha evidenziato. Andrea, che dici? Se riesci a contattarci, se non hai problemi di segnale. E lo chiedo anche a voi, ritenete che possa essere Sì, per utile me va bene, chiedere, Barbara. Sì, perché no? cioè a chiedere un ulteriore, vogliamo vedere se il ragioniere Basile si collega un attimo con noi? Sì, se ci può dare magari un elemento di chiarezza che rimane agli atti proprio telegrafico oppure ce lo manda per iscritto.
Così allora lo sappiamo quando piantiamo un abbiamo l'aula, attimo. siamo più tranquilli. Sì, Vi saluto. allora te ne vai? Ci vediamo in aula. Ok. Come si chiama? Ah, Paolo, ok. A dopo. Barbara, se stiamo rimanendo solo noi, forse vale la pena che invece chiudiamo pure noi la seduta e ci prepariamo all'aula e Basile lo sentiamo lunedì. Però lunedì la votiamo. Va bene. Allora, però scusate, prima di lasciarci, almeno dico, siamo da, tu non ancora, non, no, no, ancora, ti eri collegato, però poi è caduta la connessione. Dico, siccome io sto inviando una lettera che avevo parlato col Presidente del Consiglio, una lettera nella quale sostanzialmente noi diciamo al Consiglio di armonizzare la trattazione degli atti con i lavori della Commissione, suggerendo anche una diciamo scala va bene, di atti da trattare, un ordine, scusate, in una scala, un ordine di atti da trattare sulla base delle priorità e non lo scriviamo, ma ce lo diciamo anche, diciamo, della semplicità dell'atto, nel senso che è un atto che sicuramente no, non scatena dibattiti lunghi e infiniti. E quindi io avrei messo in trattazione questa delibera e poi. Ah, Andrea se n'è andato, ok, e poi le aliquote IMU, il regolamento IMU, arrivando alle tariffe tariche, come ricorderete, diciamo, avendo anche quel parere del Collegio dei Revisori, sicuramente un atto per il quale il Consiglio avrà bisogno di più tempo. Va bene. Presidente, mi permetto di ricordarle che c'è anche il regolamento Tari. Sì, certo, assolutamente, Sì, assolutamente. infatti Io sono le un consideravo insieme. excursus di tariffe e regolamenti. Tariffe Sì, e regolamenti. esatto. Io vorrei ricordare anche una cosa. Noi lunedì abbiamo la commissione alle 10, abbiamo un problema Non la con faremo Watson. lunedì, sicuramente. Cioè, Noi. la maggioranza non sarà presente in commissione, e questo però è un problema, perché poi lunedì inizia il Consiglio. Con che cosa inizia lunedì? Con uno No, di ma questi atti? sicuramente lunedì magari il consiglio sarà nel pomeriggio. Già lo è È nel forse. pomeriggio. E allora, o noi spostiamo il pomeriggio, o noi spostiamo la commissione, o ci vediamo alle 8, però io almeno questo atto, soprattutto se lo È 8. suggeriamo, deve essere. Facciamo una Deve. cosa e vediamo quando è convocata il consiglio. Già è uscita cioè Sì. l'orario della. A che Sì. ora è? Aspetta che io non lo ricordo, ma credo Alle 17. un attimo, consigliere Chinnici, che devo prendere la Potremmo convocazione. convocare noi un'ora prima del consiglio, Barbara, la commissione. Però bisogna capire se la segreteria, se si può fare questo cambio chiedendo alla segreteria di esserci. Certo, questo sicuro. Loredana, si può fare? Possiamo, per Allora, è esempio, convocata investire alle 11, mercoledì è o lunedì? convocata alle 11. Lunedì Lunedì alle alle 11. 11. Ma se tutto Allora, è avevo. convocata alle 11 dei giorni 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30, ore 11. 22 che giorno è? Esatto. Scusami. Che giorno è lunedì? Il Martedì? 22 è No. martedì. Il 22 Martedì è è martedì. 22. Il 22 Il martedì. 22 è martedì alle 11. Allora noi volendo alle 10. Ma no, ma queste cose azzeccate non è che mi piacciono, perché poi ci vuole anche il tempo di mandarle. Ma se lunedì, se possiamo cambiare oggi velocemente, lunedì ci colleghiamo alle 8:30. Ah, scusa, abbiamo la E convocazione noi alle 9. No, alle 9 però ho il della prima. sindaco pure alle 9. Vabbè, scusate, leggiamo il verbale, di questa cosa ne parliamo, chiudiamo la seduta e poi di queste cose ne parliamo, Barbara, che Ah, sono. perché io avrei voluto chiamare adesso Basile. Vabbè, allora facciamo così. Comunque adesso Basile lo chiamo. Oppure ci facciamo mandare, lo chiamo, però noi mandiamo un quesito scritto. Ok, E leggiamo, leggiamo. secondo me, chiami anche il presidente per capire la convocazione di lunedì e in base a quello noi ci regoliamo. No, come la convocazione di lunedì? Abbiamo detto che parte da martedì il Consiglio. Ma perché Secondo mi me fate c'era. impazzire? Quindi parte a martedì, lunedì non fa nulla lui. Quindi il 21 non c'è No, convocazione, no, giusto? no, no, no. No.
22, 23. Ok, vabbè. Vabbè. Bisogna capire a che ora è la prima maggioranza e da lì ci regoliamo. Alle 9. E come convocata. Facciamo alle 8:30 a convocare la commissione? Per mezz'ora, si... come si fa? Ragazzi, però votiamo, cioè mezz'ora, poi se la minoranza vuole continuare a confrontarsi, noi ne frattempo. Ah, se è così cioè, va bene. Lo penserei in questo modo, o anche alle 8, se per voi non è un problema, tanto io vado a scuola, alle 8 sono già operativa, non so voi. E infatti ora questo ne parliamo un attimino, ci regoliamo di conseguenza, questo lo stabiliamo insieme. Adesso va bene. Vabbè, che facciamo il verbale, ragazzi, che dite? Sì, verbale. Perfetto, Presidente, un attimo. Signore. La Presidente comunica di voler interloquire con il Presidente del Consiglio per stabilire il calendario degli atti in materia di bilancio e tributi che il Consiglio affronterà nei prossimi giorni. Sull'ordine dei lavori odierni, la Presidente propone di affrontare la delibera di ratifica delle variazioni di bilancio AREG 75-21-04. Propone altresì di procedere con la proposta sulle tariffe IMU e successivamente il regolamento TARI e le tariffe TARI. La Commissione si confronta e condivide. Il consigliere Ferrandelli torna a stigmatizzare l'assenza alla seduta di ieri dell'assessora Marana, anche alla luce dei suoi generici interventi in consiglio comunale, non rilevando impegni e attività concrete da parte dell'amministrazione. Viceversa, ricevendo numerose lamentele e segnalazioni, chiede di riconvocare l'assessora. La Presidente e il consigliere Ferrandelli si confrontano, il consigliere Mineo manifesta la propria condivisione. Sull'argomento variazione di bilancio e giusta delibera del 25/6/2020 per destinazione delle risorse per potenziamento dei centri estivi diurni e giusto decreto del capo del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 16/04 per riparto fondi compensi e per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario, la Presidente chiede alla segreteria di leggere il verbale dell'audizione svolta dal ragioniere generale. La segreteria dà lettura del verbale del 31 agosto, mi pare che è detto. Sì, 31 agosto è la seduta. La Presidente rappresenta di voler esitare l'atto di variazione di bilancio lunedì prossimo. Possiamo, se volete, possiamo passare. Sì. Allora, sì. Io sono favorevole al verbale. Io Chinnici favorevole. Perfetto, allora Chinnici favorevole e Ferrandelli favorevole. Poi Presidente Rini favorevole. Rini, perfetto, Rini favorevole, allora il presente verbale viene approvato all'unanimità dei presenti. Sono le 10:42 e interrompo la registrazione. Arrivederci a tutti.